Bentornati nella sala giochi di 80 voglia di Arcade. Ace al microfono a tenervi compagnia. Da oggi cominciamo anche col video, visto abbiamo fatto il vestitino nuovo, ci siamo rifatti un pochino l'estetica. Iniziamo a crescere ed è giusto che curiamo anche un po' tutto il resto. Oggi, no, prima vi devo ricordare di iscrivervi al nostro canale YouTube se ancora non l'avete fatto. Cliccate sul mi piace, ma lasciateci un messaggio, un commento, noi lo leggiamo tutti. Mandate il video ai vostri amici. Però, cosa più importante, cliccate sulla campanella così sarete sempre avvisati delle nuove uscite, mi raccomando. Dopodiché passate a trovarci sui nostri social, Instagram, Twitter e TikTok, ci trovate sempre con il nome di 80 voglia di Arcade e trovate una rubrichetta che si chiama Un gioco in 45 secondi. Passate lì, ci mettete un mi piace anche lì, ci seguite che ci aiutate a crescere un altro po' e a noi ci fa sempre piacere. Questo gioco, 1985, Capcom, me l'hanno chiesto su TikTok, io, perdonatemi, non mi ricordo il nome, non mi ricordo chi, però sono sicuro che tu che adesso stai guardando ti riconosci, perdonami, non mi sono segnato il nome, era una promessa, l'ho fatta, l'ho mantenuta, oggi andiamo a giocare a Commando della Capcom. Io ve lo preannuncio, sono una pippa clamorosa, ma proprio clamorosa, clamorosa, veramente. Gioco ambientato, allora, in questo momento in una foresta che sembra il Vietnam. Tanti dicono no, ma si sono ispirati a Rambo. No, perché Rambo è, se non sbaglio, come gioco uscito dopo. Questo gioco ha ispirato Rambo. I soldati, come vedete, hanno delle tute sul grigio, un po' simili a quelle dei nazisti. Quindi potrebbe trattarsi di qualcosa... grande... Il trucco stava nel fermarsi il meno possibile. Veramente, dovevate fermare. Madonna mia, guarda, per sta a guardare quelli che uscivano, perché ti sparavano da sotto al tunnel e tu non vedevi il colpo che t'avano sparato, capito? Ecco perché mi sono fermato prima di intraprendere il tunnel. Senti, ma c'abbiamo una marea de bombe. La cosa brutta, ecco, è che le bombe potevate... maledetto, così vedete pure il livello di madonne. Quando dico livello di madonne medio, alto, ragazzi, qui il livello di madonne è clamoroso. Vi dice, che miseria, ladra, guarda se non lo smonto, guardalo, mo lo smonto, guarda, mi sei incastrato sulla roccia, guarda che maledetto. Oh, comunque siamo ai livelli di Pinball Action e di Ghost and Goblins come madonne, ve lo dico perché, cioè, è clamoroso. Guarda quanto ve sparavano qui. Ecco, no, dovevamo uccidere quello verde. No, dai, non ci sto, non lo accetto. Non lo accetto, guarda che maledetto. Mo ci devo riprovare. I livelli erano 4. C'erano 4 livelli. C'erano anche altre armi. Cioè, no, voi no, voi sempre con sto mitra che almeno c'aveva i colpi infiniti. Sì, almeno quello. Però incontravate gente col mitra, i bunker che non... Cioè, solo con le bombe li tiravate giù. Però ovviamente solo 4 livelli. Siamo nell'85, quindi voglio dire, già un bellissimo passo avanti. Vi ricordo che giochi di questo tipo pesavano qualcosa come 40k, 50k. Adesso non ho controllato il peso della ROM, ma in 100k facevi un giocone. Ho già vinto la vita? Bello! Oh, se c'erano dei trucchi, se c'erano delle modalità in cui... No, tipo, guarda che devi andare sempre in diagonale! Ecco, appunto, devi andare sempre in diagonale. Preso paro paro questo. Scrivetemelo nei commenti perché... Madonna mia, cioè... Ma poi ti sparano... Una volta dopo un secondo che te vedono, una volta te ne sparano... Guardalo, madonna! Guardalo, che maledetto! Oh, l'avevo detto prima, non ti devi fermare, devi andare avanti e mi sono fermato a ammazzare quelli. È incredibile. Guarda questo che cammina all'indietro. Guarda come scappano, guardalo.
Fatemi uscire questo, forza. Ecco, ammazzato quello e sono morto pure io. Che poi se non ri... Dai, madonna mia. Abbiamo fatto due crediti, 5 minuti e 15 di partita registrata. Stavo scrivendo AC, meglio che non volevo che stavo a scrivere. E già due crediti, cioè impressionante questo gioco, impressionante. Vabbè che me lo ricordavo difficile e che l'ho ammesso subito, sono una, veramente una pippa clamorosa, ma così è un po' troppo. No, questa terza e ultima partita come va, eh? O arrivo al secondo o signori, va voluto bene. Guarda, adesso spacchiamo tutto qui. E capisco sempre... Dai però, dai! Capisco sempre di più che le sale giochi e comunque i cabinati al bar erano fatti per farvi spendere i soldi, perché questo veramente... Questo è clamoroso, raga, eh? Questo è veramente clamoroso. Guarda, guarda le bombe che tirano, guarda. La cosa brutta è che voi le bombe le potevate tirare solo dritti. Non le potevate tirare in un'altra maniera. Ma se io faccio così, mi nascondo pure io. Ma può funzionare una cosa del genere, secondo voi? Raga, qui arriva un sacco di gente, ve lo dico. Dai, no, l'avevo riucciso un'altra volta, dai. Ma dai. Ma siete malefici. Oh, io ve l'ho detto come va, eh. L'ho ucciso. Zitti. Mo dobbiamo solo evitare i colpi. Non c'è bisogno di uccidere tutti. Non c'è bisogno di uccidere tutti perché tanto se ne vanno. Perfetto. E andiamo, ve l'avevo promesso, dai, almeno al secondo. Guarda che carino lui che si fuma la sigaretta. È proprio americano comunque. Oh, eccoli qua i mezzi, le macchine, questo che spara. I crateri, ecco, punto. Siamo durati proprio come un gatto in tangenziale. Hai visto? A destra c'è... C'è la medaglietta lì a destra. Uno l'avevamo fatto. No, ragazzi, è impossibile, ve lo dico. Impossibile. Forza, venite a commentare. Aspetta che metto pure il nome, perché... Oh, il nome si metteva sempre al bar, in sala giochi, sempre. Vi aspettiamo. Voi ci giocavate, raccontatecelo. Questo veramente è l'85, tanto tanto tempo fa, quasi 40 anni. Raccontatecelo nei commenti, iscrivetevi al nostro canale YouTube se ancora non l'avete fatto. Cliccate sul mi piace, mandate il video ai vostri amici. E cliccate sulla campanella, così sarete sempre sempre avvisati delle nuove uscite che ci sono, quando le facciamo uscire, insomma. Ci sono i nostri social, Instagram, Twitter e TikTok, dove ci trovate sempre con il nome di 80 Voglia di Arcade, dove trovate una rubrichetta che si chiama Un gioco in 45 secondi. Mi raccomando, passate anche lì, cliccate sul mi piace anche lì, seguiteci che ci fa piacere in questo momento, ci aiutate un pochino a crescere anche là. C'è il nostro sito internet www.strananet.it, dove recensiamo i giochi, il contenuto è lo stesso di YouTube, ma trovate la versione giocabile. Si può giocare online quasi al 90% dei giochi che recensiamo, quindi vi aspettiamo anche lì, vi venite a fare una partita, non dovete scaricare niente e così via. Vi fate questa serie di madonne su comando, che siamo ansiosi di sapere dove arrivavate, se c'erano dei trucchi, perché io non me li ricordo e come avete visto sono una schiappa veramente totale. Ci vediamo giovedì per un nuovo video, non so, forse Amiga, forse Nintendo, Super Nintendo, non lo so, poi adesso vediamo, decidiamo insieme. Ci vediamo giovedì prossimo. Ciao a tutti!